dall'altro c'è il senso di amarezza di non aver, non essere riuscita a impedire, che questi eventi accadano, perché poi ci sono sempre dei danni. Cioè io, uno dei miei più grandi rimpianti è non essere riuscito a chiudere il Piemonte. Il Piemonte ci sono i morti, si fanno i morti, lo sanno tutti, lo sanno gli operatori, ma nessuno parla. Quando si porta una persona con l'ictus, ci sono stati, perché poi i carabinieri vengono a ritirare le cartelle, si porta una persona con l'ictus al Piemonte, è chiaro che già abbiamo perso tempo utile, addirittura in alcuni casi si tiene 12 ore senza alcuna attenzione. Ci troviamo di fronte a dei casi non di malasanità, ma di progettata malasanità. E ci sono i responsabili anche lì con nome e cognomi, c'è poco da fare. Se li vogliono li cercano, li cercate voi, perché in parte anche la stampa non è che spesso è stata in grado di valutare con attenzione quanto accadeva. Si si lascia andare all'urlatore di turno. Per carità, hanno molta audience, le trasmissioni in cui si urla.